97.500 euro. A tanto ammonta quanto raccolto nell'edizione 2023 della Stracuni, contributi ragguardevoli che nel corso della tradizionale serata del cuore in Sala San Giovanni sono stati come sempre distribuiti a piccole associazioni, gruppi sportivi e istituti scolastici con il maggior numero di iscritti. Questa sera si conclude quasi un mese di Stracuni con l'obiettivo raggiunto. Questa sera andremo a donare 97.500 euro che è quanto hanno portato tutti gli iscritti dell'evento. Come al solito questa cifra verrà distribuita al mondo scolastico, solidaristico del territorio. Esatto, è un meccanismo meritocratico, cioè chi ha fatto più, i gruppi che hanno fatto più iscritti, hanno prodotto più iscritti, si accapareranno una cifra più alta, e quindi è un meccanismo totalmente meritocratico. Ecco, cifra alta perché tanti sono stati i partecipanti alla Stracuni 2023. Sì, quest'anno in effetti 19.500 partecipanti sono stati veramente un'enormità, un paese, e quindi il messaggio appunto che seminiamo durante gli anni e seminiamo durante l'anno ha funzionato. Ecco, peraltro la serata del cuore quest'anno è in Sala San Giovanni e si può ancora vedere alle pareti la mostra che testimonia i tanti anni di vita della Stracuni. Sì, esatto, l'evento terminerà in effetti domenica sera con l'ultima visita possibile alla mostra e poi chiuderemo definitivamente i battenti. Anche quest'anno la Stracuni ha colpito nel segno e nel cuore dei cunesi. Nel cuore forse è la parola giusta, proprio perché ormai è per antonomasia la manifestazione della cittadinanza cunese, no? Perché partecipano tutti, dai più piccoli ai più grandi, ed è veramente un momento di festa, un momento di ritrovata socialità con dei numeri che sono assolutamente impressionanti e che sono costanti negli anni, e questo è veramente il risultato più bello in assoluto. È un momento anche di grande generosità e questa sera nella testimonianza tangibile. Sì, assolutamente, perché ho parlato prima di socialità, ritrovata socialità, ma è importantissimo anche tutto quello che è il discorso legato alla solidarietà che si porta dietro un evento come questo, e il fatto di poter aiutare tantissime scuole, tantissime associazioni sportive con l'aiuto di tutti i cunesi è davvero un messaggio bellissimo.